tante persone che Da Sant'Eusanio del Sangro a Pescara, Elio Di Toro aveva appena 13 anni, uno dei giovani più promettenti del vivaio biancazzurro. Centrocampista di fosforo, giocava davanti alla difesa. In totale due lustri tra settore giovanile e prima squadra con la maglia del Delfino, anche due presenze in Serie A. Oggi Di Toro è il DS della neopromossa Cerignola. Per il 47enne di Sant'Eusanio del Sangro sarà la prima volta da ex all'Adriatico. Giovanni Cornacchia. L'emozione è già cominciata. Beh, non ti nascondo, Massimo, che per me è una tappa, direi, diversa dalle altre, perché Pescara per me rappresenta la vita, no? Rappresenta tutto ciò che ho fatto, una formazione su giovanile importante, sono arrivato prima squadra, per cui devo tutto quello che ho fatto a quel momento. L'emozione, tra l'altro, dell'esordio del debutto in Serie A, 28 febbraio 1993, allenatore Galeone a Torino, 12 minuti in campo al posto di Giacomo Ceredi. Sei informato, Massimo? Sì, bellissima cosa, inaspettata. Poi Mister Galeone mi ha dato questa possibilità, un'emozione indescrivibile. Però il tempo passa tanti anni, vorrei tornare indietro. Vorresti tornare indietro. Poi, naturalmente, hai fatto tanta gavetta, ti stai affermando come direttore. 4 anni in DIA a Manfredonia, ma ancora prima avevi cominciato come collaboratore di Novelli a Barletta, DS, il grande amico Pavone, no? Che conosciamo bene da queste parti. Poi 2 anni da responsabile del settore giovanile del Foggia, dove hai giocato, hai vinto il campionato nel 2003 con Marino in panchina. Tra l'altro, ho scoperto oggi, perché non lo ricordavo, compagno di squadra di Michele Pazienza, che è l'allenatore del Cerignola da 3 stagioni. Sì, Michele Pazienza, c'era anche Roberto De Zerbi che adesso allena. Giusto. Insomma, quel gruppo ha creato anche lavoro successivamente post-calcistico. Detto questo, sì, era mio compagno di squadra Michele, ci siamo conosciuti a Foggia e oggi, terzo anno che lavoriamo insieme in questa esperienza a Cerignola, il ragazzo che ha fatto comunque da tecnico un percorso importante, oggi ci ritroviamo a fare la Lega Pro. Oh, tra l'altro il Cerignola ha fatto un salto di qualità anche grazie a te, questo è il quarto anno, una quasi storica promozione in C, 115 anni di storia, qualcosa del genere? Sì, 110 anni di storia e siamo riusciti a realizzare un sogno per una città, per una proprietà che è partita dalla prima categoria, che insomma ci ha creduto, ha dato tanto lustro sia all'aspetto calcistico ma anche alla città. Per tante persone che hanno vissuto il calcio qui è la prima volta e questo è anche un motivo di soddisfazione, creare anche questo tipo di emozioni. E comunque il Cerignola è una matricola terribile, se vogliamo. Sì, ci sono giovani ma anche giocatori esperti, come per esempio Gonnelli, Ligi, Blondet, Bianco, Neglia. Però è l'unica squadra fino a questo momento che è riuscita a togliere punti al Catanzaro. Anzi, il Catanzaro ha evitato la sconfitta proprio all'ultimo respiro. Sì, stiamo facendo un percorso, abbiamo una squadra che sta crescendo. Col Catanzaro è stata una partita bella, che potevamo portare anche a casa, purtroppo non ci siamo riusciti, ma detto questo ci deve dare quell'autostima giusta per affrontare tutte le partite, perché poi d'altronde è lo spirito che conta. Che idea ti sei fatto invece del Pescara? Pescara bene, sinceramente mi piace. Squadra allestita bene, anche rinnovata, devo dire anche che è stato fatto un buon lavoro, la squadra mi piace tanto, d'altronde ha espresso anche dei valori, no? Sì. Fino ad adesso, quindi credo che dirà la sua fino alla fine. Verranno anche i tuoi genitori da Sant'Eusanio del Sangro, sì, sabato. Eh sì, sarà una carrombata anche per loro, perché da quando sono andato via probabilmente non sono più venuti all'Adriatico e sabato saranno presenti. A proposito, vogliamo sbloccare un ricordo perché comunque tu sei arrivato a Pescara tantissimi anni fa, non so quanti anni avevi, 13? 13 anni, sì. 13 anni, c'era Oscar Tusi come allenatore, credo? Esatto, responsabile giovanile di Reja, che mi hanno scelto. Ero piccolino, insomma, E poi il per me. presidente del settore giovanile era il compianto Davide Fedele, vero?
Esattamente, sì, esattamente. Mi ricordo che quando compiuto i 14 anni mi fece firmare il pluriennale e diede anche i soldi dell'abbonamento a papà. E per noi che, insomma, papà e mamma non lavoravano, insomma, era tanta roba. È stato un gesto bellissimo che loro hanno fatto e che ha fatto Davide Fedele, che la società, c'era anche Pietro Scibilia, che erano tutti d'accordo, insomma. E mi hanno dato questa possibilità di crescere con loro e di questo ne sarò sempre grato. Si vede dagli occhi che sei già emozionato. Ti faccio proprio Sì. l'ultimissima. Il ricordo più Sì. bello, abbiamo detto l'esordio in Serie A, poi c'è stata anche la prima titolare nell'ultima di campionato della stagione 92-93 col compianto Zucchini a Cagliari. A centrocampo eravate tu e Massimo Epifani, due giovanissimi. Probabilmente una partita che porti sempre nel cuore, anzi, le due partite, la Coppa Italia con la Fiorentina, mi sbaglio? Bravo, bravo, bravo. Stavo dicendo quella. Bellissima, bravo. Bellissima partita, peccato non aver passato il turno. Sia l'andata che il ritorno ho fatto due belle partite, ma poi sono state veramente. Vabbè, ma l'esperienza di per sé è stata bellissima. Sono stato accanto anche a giocatori importanti, allenatori che mi hanno insegnato tanto. Pescara comunque da questo punto di vista culturalmente è sempre stata una piazza che ha dato sia in Abruzzo che nell'ambito nazionale, per cui tutto quello che ricordo mi porta sempre ancora oggi qualcosa che mi aiuta a vivere il presente. Quella sfida di Coppa Italia, andata e ritorno, novembre 97, allenatore Maurizio Viscidi, nella Fiorentina c'era gente come Battistuta e Rui Costa, tanto per fare Esatto. qualche nome. Grazie Elio, Esatto. sei stato gentilissimo, in bocca al lupo, a Grazie partire naturalmente da domenica. a voi. Non avevo dubbi, Massimo. Ciao, grazie Dai, Elio, un ci abbraccio. vediamo. Ciao, grazie.